immagino, è sempre quella macchina che arriva a forte velocità e loro che scendono. L'incubo di un testimone oculare dell'omicidio di Willy, uno dei testimoni chiave che non hanno fatto vacillare la giuria e che hanno determinato la massima condanna per i quattro giudicati responsabili. Questo non è stato possibile perché è successo, a parte che davvero 30 secondi era finito tutto, e poi perché è stata talmente brutale la cosa che lì per lì ti sei sentito, come io e Samuele ci siamo sentiti proprio bloccati da tutto questo. Tante forti le reazioni alla sentenza che pone fine al primo grado del processo, gli amici di Willy che hanno atteso fuori il verdetto, l'applauso liberatorio e gli abbracci. Tutto questo alla cornice è una giornata tristissima, ma di grande giustizia. L'aspettavamo come se l'aspettavamo. Tutti i giorni l'abbiamo aspettato. Purtroppo Willy non l'aspetteremo più perché non c'è, però almeno la giustizia ha fatto il suo corso. Parte l'abbraccio liberatorio. Quello che ho voluto dire a tutti è che continuerò di non dimenticare la dignità e la compostezza di questa famiglia da 2 anni a questa parte, e la loro dignità l'hanno dimostrata anche oggi. Quindi questo ricordo, voglio che tutti ricordino questo, e soprattutto che l'Italia può camminare a testa alta, perché questa è l'Italia che noi, anche non nati qua, conosciamo. L'Italia dove la giustizia esiste. Non è che cerchiamo vendetta o altro, sia chiaro, neanche a dire che sia bello mettere in carcere dei ragazzi dell'età nostra per altrettanto tempo della loro vita, no? Però allo stesso tempo siamo felici che sia fatta giustizia, come un po' tirare un sospiro di sollievo. Faccio parte della comunità capoverdiana, questa è una sentenza che non riporterà Will in vita, ma fa giustizia. Noi chiedevamo giustizia, chiediamo giustizia dall'inizio, e giustizia è stata fatta, quindi siamo molto contenti, amareggiati e dispiaciuti, perché chiaramente Willy non tornerà, ma chiaramente si dà un esempio che la giustizia c'è e che certi gesti, certi atti non rimangono impuniti, quindi siamo contenti, giustizia è stata fatta. Vabbè, il massimo della pena penso che sia stata fatta giustizia, anche se questo non ci riporta Willy, però l'ergastolo a Bianchi è il massimo della pena, per cui era quello che speravamo. Ieri avevo annunciato che avevo la massima fiducia nella magistratura e è avvenuto quello che speravamo tutti. Una pena giusta, quella richiesta. Speriamo che, diciamo così, il senso della giustizia pervada la nostra comunità e alla fine di questa triste vicenda, terribile vicenda, ne possano trarre, diciamo, un insegnamento i giovani di questo nostro presente.